Nuovo macchinario presentato questa mattina nel presidio ospedaliero San Salvatore a Pesaro. L'apparecchio, finanziato dalla Regione Marche per un costo complessivo di 1.200.000 euro, ha lo scopo di migliorare attraverso lo sviluppo tecnologico l'esame diagnostico per i pazienti attraverso scansioni rapide ad altissima definizione. Il sistema di basse radiazioni e di ultima generazione può essere utilizzato anche per la chirurgia bariatrica, ovvero dei grandi obesi, oppure per i pazienti claustrofobici, in quanto il tempo impiegato dal macchinario per lo svolgimento dell'esame si riduce a 20 secondi. È una delle 10 in tutto il territorio nazionale. È un TAC che fa i grandi obesi, è un TAC che permette un bassissimo dosaggio di radiazioni, per quello è adatta praticamente ai bambini e per quello può essere adatta anche allo screening. Ed è un TAC che permette tramite una rotazione di 0,28 secondi di processare 384 strati a 360 gradi. Il posizionamento dell'TAC infatti ha una location strategica per soddisfare i tempi richiesti nelle situazioni di emergenza-urgenza. È stata installata in prossimità del pronto soccorso. Inoltre il sistema è facilmente raggiungibile dai vari reparti con degenze grazie agli ascensori posti in prossimità della sala esame. Il macchinario inoltre ha una dotazione completa di hardware e software avanzati per l'esecuzione di esami TC in tutti i distretti corporei. L'innovazione fondamentale la ritroviamo praticamente nelle evoluzioni che ci hanno relative sia al tubo radiogeno che al sistema di detettore, che è costituito da 128 strati, il che vuol dire praticamente acquisizioni molto più rapide per il paziente, una elevata velocità di acquisizione che è importante anche per esempio per gli studi, quindi cardio-TC, siamo in grado di poter effettuare delle scansioni quindi, di cardio-TC in pazienti che arrivano a una frequenza che può arrivare fino agli 80, quindi battiti al secondo, ma anche di più, e la macchina è in grado di riconoscere anche delle aritmie che in passato erano un po' i punti deboli della scansione quindi TC del cuore.